Buongiorno, benvenuti all'ottava edizione del Festival della Mente, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana. Buongiorno a tutti, benvenuti all'ottava edizione del Festival della Mente, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dal Comune di Sarzana. Incontro 30, Luca Scarlini, approfonditamente, il potere delle immagini e le immagini del potere. Vi ricordiamo inoltre di spegnere i telefoni cellulari, grazie a tutti. Era l'avvenire che doveva pensare. Aveva risparmiato Gladys. Ci sarebbe stato qualche segno di questa sua unica buona azione nel ritratto. C'era. Quasi impercettibile, ma c'era sicuramente. Una nuova luce appariva timidamente in quegli occhi torvi ed odiosi. Poteva ancora sperare allora. Avrebbe lasciato l'Inghilterra per sempre, per vivere oscuramente in un lontano paese. Avrebbe trovato la pace in una vita di umiltà e di abnegazione. Avrebbe cancellato ogni traccia del male da quella faccia dipinta. Ma il quadro sarebbe rimasto sempre là, a tentare la sua debolezza. Meglio distruggerlo, diventare vecchio come tutti, e compiendo del male essere punito come tutti sono puniti. Meglio se ogni suo peccato avesse avuto la sua pronta, sicura punizione. Il coltello che aveva ucciso Basil avrebbe ucciso anche il suo ritratto e lo avrebbe liberato con un colpo dal malefico incanto. Trafisse il cuore del ritratto, accadde una cosa straordinaria. È il ritratto di Dorian Gray di Henry Lewin, un film inglese abbastanza raro di visione del 1945, in cui il celebre romanzo di Oscar Wilde del 1890 viene rappresentato in una modalità abbastanza evidente. C'è un pittore espressionista che ha fatto questo ritratto di Dorian Gray abbastanza orrendo, con questa faccia di quest'uomo tutto distrutto dai propri vizi, con questa faccia grifagna, e poi il signorino Dorian, che è rimasto giovane malgrado tutti i peccati che ha commesso nel corso della propria esistenza, che prende un coltello con cui ha ucciso molto tempo prima il suo amico Basil Howard, responsabile del ritratto incantesimato, magato, e naturalmente appena uccide il ritratto in realtà muore lui e il ritratto, come in un incantesimo, viene a ritornare con le sue fattezze giovanili. Ora, questo lavoro di quest'oggi si chiama Le immagini del potere, il potere delle immagini. L'immagine è qualcosa di strano perché è bidimensionale, apparentemente molto fragile, perché spesso l'immagine è a supporto su materiali particolarmente facili da distruggere, legno, tela, cera perfino, ma in realtà è anche qualcosa di estremamente potente, perché sulle immagini, per le immagini, si è ucciso e si è fatto del bene molto più che per qualsiasi altro motivo nella storia. Ci sono state guerre per le immagini,
ci sono state forme di distruzione e di creazione legate a delle immagini, e le immagini continuamente noi le vediamo, ne siamo schiavi, ma anche allo stesso tempo ci eludono, hanno una loro vita propria. Spesso scopriamo che delle immagini che avevamo visto molto tempo prima, riviste a distanza di tempo, hanno un significato assolutamente diverso. Non hanno minimamente la possibilità di essere le medesime nel corso del tempo. Quindi, se noi non siamo sempre gli stessi e se non si può vedere o bagnarsi due volte nello stesso fiume, tantomeno si può vedere due volte un'immagine con gli stessi occhi. Che questa immagine sia qualcosa del quotidiano, di banale, o che sia un'opera d'arte. Questo sinceramente poco importa. Passiamo a vedere delle immagini, appunto. E ne vedremo molte. Questo signore alle mie spalle si chiama San Luca. Mi metto seduto così almeno è più semplice vedere. San Luca è, per quanto riguarda la tradizione d'Oriente e d'Occidente, colui che dipinge. E in antico si considerò che a lui fosse comparsa l'immagine della Vergine, che è l'inizio dell'arte per quanto ci riguarda. Tutta l'arte deriva da questo pensiero che uno degli evangelisti, Luca, abbia potuto dipingere la Madonna. Ci sono in ognuna delle tradizioni cristiane, di Oriente, d'Occidente, tra i copti di Etiopia, in Egitto, ovunque, ai quattro angoli del globo, immagini di San Luca che dipinge la Madonna. Prossima immagine, grazie. Questa immagine è un'icona, qui invece stando nella grande pittura europea, siamo nelle Fiandre dell'inizio del Rinascimento o nel tardo Medioevo. Questo è un dettaglio della famosa immagine di Rogier van Weyden, uno dei più grandi pittori fiamminghi, e si vede il pittore che rappresenta se stesso nelle vesti di San Luca. Non è un caso che a Roma l'istituzione che insegna arte si chiama Accademia di San Luca. Le Accademie di San Luca ci sono a Bologna, ci sono in Germania, in Francia, è il santo protettore di tutti gli artisti e di tutti coloro che in qualsiasi modo producono immagini. Quindi, in questo caso vedete che Rogier, nel gusto del tardo Brabante di inizio 400, un luogo raffinatissimo di arte della miniatura, si rappresenta che fa appunto una miniatura della Madonna, come era il tempo che si doveva dare. Avanti ancora, grazie. E passando invece a tutt'altro luogo e idea di stile, siamo all'inizio del Settecento, questo pittore si chiama Petrini, nato nel Canton Ticino e operante tra Lombardia, Piemonte e Svizzera, e in questo caso anche lui si ritrae nelle vesti di San Luca, ma è un San Luca moderno. Come potete vedere c'è una rappresentazione dietro di uno studio da pittore con questa maschera che serve per inserire un elemento decorativo o per fare una forma del volto. E poi c'è un tondo, come è tipico nella pittura del primo Settecento. Avanti ancora, grazie. E questo è il caso più famoso di un pittore che si è dato la veste di San Luca, che è Giorgio Vasari, di cui quest'anno si celebra l'anniversario. Questo celeberrimo affresco sta nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze, e qui il pittore aretino si raffigura mentre ha di fronte una Madonna, un po' come dire psichedelica, contornata da nuvole di zucchero filato con cherubini che la avvolgono a 360 gradi. Quindi, stabilito questo sostanzialmente, noi potremmo pensare che queste immagini sono sempre andate bene a tutti, perché evidentemente se San Luca è così tanto presente, questo vuol dire alla fin fine che non c'è stata epoca in cui le immagini non hanno avuto cittadinanza nel nostro mondo. Tutt'altro che vero. Avanti ancora. Questi due signori, apparentemente sorridenti, sono due dei peggiori assassini di adoratori di immagini che siano mai esistiti. Leone III Isaurico, Costantino V Porfirogenito. Leone III veniva da Damasco in Siria e aveva due passioni, il potere sfrenato e i cavalli nell'ippodromo. Nel 723 aveva sconfitto gli arabi. Gli arabi musulmani stavano cominciando a conquistare i territori dell'impero bizantino. Se li pappavano uno dopo l'altro. Lui era l'imperatore di un impero che aveva da poco combattuto una battaglia epocale. La battaglia contro l'impero persiano. Era in gioco il fatto che l'Occidente come l'Oriente non avesse come religione il cristianesimo, ma bensì il mazdeismo, la religione di Zarathustra, Zoroastro.
I bizantini vinsero, ma vinsero con molte perdite e dopo una battaglia, una guerra durate 2 secoli. Quindi, al momento in cui giunsero gli arabi, era come il celeberrimo tra i due litiganti, terzo che gode. Leone III sconfigge nei suoi territori d'origine in Siria gli arabi, ma non in modo definitivo, e odia in modo determinato coloro che hanno un potere legato alle icone. Nel mondo bizantino, coloro che detengono le icone del santo, che siano religiosi o che siano non religiosi, hanno il potere. L'icona, ci racconta il grande studioso del mondo bizantino Peter Brown, è a tutti gli effetti la rappresentanza civica a cui tutti i cittadini di una determinata città fanno riferimento. Si prega l'icona quando ci sono i musulmani che stanno attaccando, si prega l'icona perché la propria figlia si sposi più rapidamente e possibilmente col vicino più ricco e non con quello più scrauso che sta a portata di mano, ma la si prega anche per tutti i fatti agricoli, come ovvio, perché il raccolto sia migliore, perché venga la pioggia e così via. Ora, chi aveva le icone? Beh, soprattutto naturalmente i conventi, i monasteri, le chiese. Quando Leone III, nel 727 d.C., decide che le immagini sono da bandire per sempre, questo vuol dire che il mondo in cui noi viviamo scompare in un pomeriggio. Vuol dire che non c'è più una sola immagine che rappresenti un santo, una Madonna, se voi ben pensate all'Italia, paese Vaticano per antonomasia, la quantità di chiese e di rappresentazioni sacre, anche solo stando in questo territorio, è infinita. In pochissimo tempo scompare tutto. Tutto viene spazzato via. Al posto dei santi, della Madonna o di Ghitria e delle altre vergini protettrici, ci si mettono dei cavalli, dei fantini, delle rappresentazioni di ippodromo e anche, che non fa mai male, delle stripteaseuse, che nel mondo bizantino piacevano rappresentate e come. Termine più gentile, veline? Non so, chiamatele come volete, delle signorine procaci e discinte, sempre pronte a fare spettacoli e a snudarsi in pubblico. Dice Procopio di Cesarea che perfino Teodora, la grande imperatrice, aveva fatto questo mestiere per qualche tempo, ma può essere pettegolezzo, poco ci importa. La questione è che il nostro, Leone III, sostituisce la Madonna Odighitria con delle baiadere. Ed è un atto non da poco, come ovvio. Questo non è indolore. Il primo atto che Leone III fa è l'eliminazione della Madonna sopra la porta Calchè. La porta Calchè era la porta d'ingresso di Bisanzio. C'era un'enorme Madonna protettrice sopra e un'icona di Cristo. Tutte e due vengono distrutte da un cavaliere incaricato da lui e questo dà l'avvio a una guerra civile guidata dalle donne, che non tollerano che le immagini sacre che venerano vengano distrutte. Quindi il cavaliere viene linciato a pietrate dei sanpietrini della strada e poi ci vogliono all'incirca 2 truppe perché la rivolta delle donne venga sedata. Molte di queste donne vengono uccise, passate per le armi, messe in prigione. Il sinassario è l'elenco dei santi della Chiesa ortodossa, la Chiesa cristiana d'Oriente. Il 50% di questi santi sono santi delle icone, sono santi che sono stati uccisi o martirizzati perché hanno voluto difendere le icone in questo secolo e mezzo in cui ogni immagine sacra è stata distrutta, spazzata via e chiunque la deteneva è stato torturato, ucciso, messo in prigione, messo in manicomio per sempre. Immagine. Questo è uno dei 3 libri che sopravvive al secolo iconoclasta, che va dal 727 all'843 d.C. 3 libri, 3, 1, 2, 3. Questo è il Sarterio Kludov, che è conservato a Pskov, in Russia. E, come si vede, ci sono i soldati dell'imperatore che scancellano le immagini dei volti santi. È molto chiaro, il testo è contro di loro, evidentemente è stato miniato clandestinamente. Potete immaginare che miniare un libro è opera di anni, non certo di giorni o di mesi o di settimane. Un gruppo di persone, non si sa niente di questo testo, hanno in qualche modo voluto testimoniare la propria forma di dolore assoluto rispetto ad un'epoca in cui le immagini erano state completamente bandite e cancellate. Immagine.
Questo è un dettaglio, vedete i soldati che hanno esattamente una specie di picca che in cima ha una sorta di panno imbevuto di colore per trasformare il tutto in un tondo bianco e poi metterci il segno unico sacro che era tollerato, che era una croce. Se voi andate a Istanbul, a Hagia Sophia, la grandissima moschea precedentemente grande cattedrale, ha spesso in quello che è rimasto di immagini delle croci che proprio sono una toppa rispetto a immagini precedenti che sono state cancellate, erase, buttate via. Immagini ancora, grazie. Questa è una delle immagini di Hagia Sophia, una croce appunto, simbolo unico rispetto a qualsiasi raffigurazione. Immagini ancora. Sempre dal Salterio di Pskov, e qui si parla sostanzialmente dell'angelo sterminatore che infine verrà a uccidere tutti gli iconoclasti. Immagine. Questa è appunto Hagia Sophia, la bellissima, quella che era la chiesa più grande del mondo al tempo dell'impero bizantino e che poi è oggi un museo e che in pratica Maometto II, al tempo della conquista, nel 1453, volle intatta, un monumento che non ebbe nemmeno un mattone manomesso, soltanto con l'aggiunta di quei tondi, con queste elegantissime calligrafie, che danno versetti del Corano. Ovviamente per il mondo musulmano, come per il mondo ebraico veterotestamentario, l'immagine non può esistere, la divinità può solo essere scritta. Immagine. Ecco, veniamo ai tempi contemporanei. Questo è uno dei più famosi scandali iconoclasti degli ultimi anni. Un paio di scarpe Nike apparentemente innocue. E chi le va a guardare le scarpe da dietro? Apparentemente, secondo molti gruppi musulmani di pressione, come si può vedere a destra, quella scritta che c'è lì dietro sarebbe niente proprio di meno che il nome di Allah, messo per vendere queste scarpe ai rapper musulmani delle grandi città americane e inglesi. Il gioco ha funzionato per un annetto fino a che un imam particolarmente rabbioso ed invelenito scozzese insieme a un suo collega di Chicago o dintorni hanno fatto una campagna veramente estremamente puntuale, estremamente violenta su internet e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione in cui si diceva di bandire Nike perché Nike offendeva Allah. Prossima immagine, grazie. E questa è appunto una delle tante immagini, questo viene dalla Malesia. Anche Puma, altro marchio che fa parte di Nike, aveva la colpa grave di aver usato il nome d'Allah per delle scarpe. E questa è una delle campagne fatte in Malesia, nazione a maggioranza musulmana. Immagini ancora. Questo è un altro dei casi più famosi di iconoclastia. Userete il Dixan o il Dash prima o poi nella vita, un detersivo non si nega mai a nessuno. La Procter & Gamble, la ditta americana che è la massima produttrice di saponi detersivi per la lavatrice e per i piatti del mondo, negli anni 60 aveva un logo tratto da William Blake che tutte le chiese cristiane metodiste d'America hanno stabilito come satanico. La Procter & Gamble ha fatto 25 anni di processi per dire che loro non erano satanici, per carità del Signore. Da cosa deriva il satanismo? Deriva dal fatto che quel signore che guarda le stelle guarda niente proprio di meno che la configurazione delle tre stelle di Lucifero, 6, 6, 6, Oriente, Ovest, Occidente, tutte e tre insieme, da tre punti di vista. Prossima immagine, grazie. Qui le vedete, 6, 6, 6. I detersivi Procter & Gamble sono stati banditi da 15 stati degli Stati Uniti per oltre 10 anni. Fuori dalla ditta Procter & Gamble ci sono state delle messe di esorcismo per il sapone, che ovviamente è qualcosa di molto potente, perché lava, e quando uno dice sbianca che più bianco non si può, mica vorrà dire che poi mette dentro in ballo delle altre cose meno chiare, a saperlo. Dunque, perché tanta aggressività nei confronti dell'immagine del sacro? Perché c'è una questione in ballo fondamentale che è quella dell'incarnazione. Tutta la battaglia sulla iconoclastia o iconodulia, si chiama la fazione di coloro che amavano le immagini, si dà sul fatto che l'immagine che si rappresenta fosse effettivamente quella del santo, di Gesù o della Madonna. Quindi la questione che dicevano gli iconoclasti è: non posso adorare una tavoletta di legno con un po' di colore di seconda mano sopra.
e quindi l'icona diventava un oggetto senza nessun valore sacro. Gli iconoduli dicevano invece: quell'immagine è esatta riproduzione dell'immagine del sacro e pertanto è il sacro. Nella tradizione ortodossa, i nomi sono tantissimi, evito di fare nomi troppo strani di patriarchi, mi riferisco a un grandissimo scrittore teologo del XX secolo, Pavel Florensky, il quale ha scritto un libro fondamentale che si chiama Le porte regali. Pavel Florensky ci spiega che le icone sono la porta regale, cioè non una rappresentazione del sacro, ma l'accesso al sacro. Se io venero l'icona e compio la preghiera detta esicasmo, che vuol dire ripetere il nome di Dio a velocità sempre maggiore fino a che diventa un mantra, di fatto, entro nel divino. Quindi gli iconoclasti negavano che fosse possibile entrare nel divino. Il divino non era gestito da nessuno, non poteva essere rappresentato, era un fatto personale. Se volete, per certi aspetti, Leone III Isaurico anticipa di quasi un millennio certe scelte del protestantesimo. E siamo sempre lì. C'è un Antico Testamento ebraico che vuole le immagini bandite e cancellate per la divinità nel modo più assoluto. Ci sono dei momenti in cui questa cosa torna. L'immagine non viene più tollerata, non viene più ritenuta efficace. Immagine, grazie, avanti. Allora, questo è il Mandilion. E questa è un'altra storia che si intreccia a quella delle icone. Mandilion con la Y sarebbe niente poco di meno che la vera immagine del volto di Gesù Cristo. Il Mandilion è uno stendardo, quindi sta, come la Sacra Sindone, per usare riferimenti italiani, a Torino, su un telo. Ed è un'immagine che in teologia si chiama acheropita. Ripeto, acheropita, vuol dire non fatto da mano umana. Quindi Cristo, body painter, prende più o meno al tempo della crocifissione un telo, se lo appiccica addosso e, come in una sofisticatissima performance degli anni 60, produce questa immagine. Il Mandilion di Edessa è il più venerato di queste immagini. In Italia ne abbiamo 3, forse 4, se la Sindone ne è un altro esemplare. I 3 più famosi sono: uno vicinissimo a Genova, nella chiesa di San Giorgio degli Armeni, uno a Roma in Vaticano e l'altro, che poi vedremo, a Manoppello, che è un luogo in Abruzzo, in provincia di Pescara. Ora, naturalmente, la questione che cambia tutto sta nel fatto che se io ho un'immagine che è considerata vera della divinità, allora io non la cambierò mai. Ed è per questo che in Oriente le icone restano identiche dal VII secolo d.C. a oggi. In Occidente l'arte cambia la rappresentazione del sacro in modo drammatico. Il sacro viene rappresentato secondo gli stili, già l'abbiamo visto nelle immagini di San Luca, che ogni epoca ha. In Oriente il Mandilion resta il punto di riferimento. Nelle guerre contro i persiani, l'armata bizantina va con questo stendardo ritrovato ad Edessa in Palestina e combatte i persiani che vogliono imporre la loro religione in nome del Mandilion di Cristo. Prossima immagine, grazie. Questo è il volto santo di Manoppello, volti santi si chiamano in italiano, e un altro è a Lucca, sempre per citare luogo non troppo lontano da qui, però ligneo, non su immagine. Sempre i volti santi hanno storie mitologiche, li ha portati un pellegrino che li ha lasciati per espiazione, che era stato in terra santa, che aveva bisogno di farsi perdonare peccati innominabili, bla bla bla. La cosa interessante è che intorno a questi volti santi si stabilisce un potere enorme. I monasteri che li detengono diventano i luoghi di culto e di potere economico della regione. Immagini ancora. Questo è il volto santo detto Veronica. Si sa che Santa Veronica è un personaggio che esiste soltanto nei Vangeli sinottici, non esiste nei 4 Vangeli, quindi Luca, Matteo, eccetera, esiste solo nei più tardi sinottici. C'è un personaggio che ha un nome molto strano, si chiama l'emorroista, cioè la donna che ha le emorroidi, la quale viene, non è colpa mia, è nella Bibbia, la quale viene, cioè non è che nella Bibbia sono tutti carini per bene, non hanno problemi di intestino o altro, è gente rock and roll, cioè posti duri, quindi capitava le emorroidi. Cioè, la cucina medio orientale verrà a comando nel primo secolo avanti Cristo. Dunque, l'emorroissa è la prima ad avere una statua di Cristo
E quindi è lei che stabilisce la linea iconodula, essendo gli ebrei ovviamente contro la venerazione delle immagini. Si stabilisce che questa donna, che in greco si chiama Berenike, cioè colei che porta vittoria, in trascrizione latina si chiami Veronica. Veronica naturalmente è l'anagramma di Vera Icon, l'immagine più vera. E quindi il volto santo che lei ha, e che qui è molto simile, puoi tornare indietro di un'immagine, grazie. Il volto santo di Manoppello, avanti, è molto simile all'immagine che ci presenta questo quadro altrettanto famoso di Aria Fiamminga, sempre di Van der Weyden, dove Veronica, Vera Icon, presenta la vera immagine del Cristo. Prossima immagine, e questo è il più sconvolgente, è quello di Francisco Subaran, siamo in Spagna nel 600, ci sono almeno 4 versioni di questa ipervirtuosistica visione del volto santo, che appare spettralmente appunto come su un fantasmatico lenzuolo. Prossima immagine, grazie. Questo è il volto santo di Lucca, che è un crocifisso talmente importante per la città da essere l'immagine di Lucca dal 1100. Prossima immagine. Come potete vedere, questa è una moneta lucchese, un grosso, che si usava anche da queste parti, peraltro, del 1203, in cui c'è sulla lato B della moneta il volto santo di Cristo, che viene indicato come immagine effigie della città. Prossima immagine. E poi naturalmente da dove viene dall'antichità la visione del Cristo? E lì stiamo messi veramente male, perché la visione del Cristo viene da Medusa. Tutti i teologi ci hanno detto che la visione del Mandilion, del Cristo come si rappresenta nell'icona, e qui anche viene buona parte della polemica contro le immagini, che diceva che in realtà l'icona stava soltanto in un qualche modo cercando di salvare la tradizione greco-latina, la tradizione pagana di raffigurazione. Questa bellissima scultura, sconvolgentemente bella, non è Liberty, è del primo secolo dopo Cristo. Si chiama Medusa Rondanini, è conservata nella Gliptoteca di Monaco di Baviera e venne acquistata dal celeberrimo re Ludwig II di Baviera, quello del film di Luchino Visconti, il re folle e visionario, il quale per anni corteggiò la famiglia Rondanini a Roma, quella della celebre Pietà Rondanini di Michelangelo, per intendersi, per avere questa meravigliosa scultura. Medusa, il mostro, in origine è una figura grottesca, brutta, orrenda. Questa Medusa si chiama nella tradizione iconografica Medusa dolente. Ed è dolente sul serio, dolente per la propria mostruosità, dolente per la propria condizione di diversità assoluta rispetto a tutti gli altri al mondo. Prossima immagine. Si dice naturalmente che nel mondo musulmano la rappresentazione iconografica ha sempre avuto problematiche di vario tipo. Ovviamente l'arte musulmana prevede la miniatura, però non prevede il ritratto. È notoria la storia di Gentile Bellini, che viene invitato da Solimano a fargli il ritratto a Istanbul, a Costantinopoli, ma poi quest'opera viene nascosta perché è reputata offensiva, insomma complesso. Questa immagine, che si vede male ma purtroppo non esistono altre fotografie, viene dall'archivio Scala a Firenze, è un'immagine di una placchetta di avorio fatimita dei re d'Egitto, che è conservata al Museo del Bargello a Firenze. È una tavoletta molto piccola in cui ci sono delle scene assolutamente greche. E questo è ovvio, l'Egitto era il posto dove c'era stata Alessandria d'Egitto, e quindi per forza influenze greche in qualche momento si dovevano essere mescolate con il mondo musulmano, al di là di tutte le dichiarazioni teoriche. Andiamo avanti con le immagini, grazie. E qui veniamo naturalmente al nuovo momento iconoclasta, che è quello che ci porta alla riforma protestante. Naturalmente la distruzione delle immagini avviene in Svizzera, Olanda, Inghilterra, Scozia, Danimarca, Svezia. Le immagini sacre con i movimenti protestanti, e ancor prima a Praga con Hus nel 400, vengono distrutte perché reputate offensive, idolatre, assolutamente intollerabili. Questa è The Glorious Revolution, 1630, Inghilterra. Non si legge bene il testo in cima di questa incisione, ma ve lo leggo, ve lo declamo. Dice: i soldati del re bloccano i rivoluzionari che hanno già messo in opera la loro distruzione della chiesa, trasformando l'altare in un tavolo e tirando via ogni immagine sacra. Voi vedete quello che accade per gli iconoclasti: in questa immagine viene reso molto chiaro, l'immagine viene trasformata nel suo retro, cioè un quadrato bianco, per la precisione un rettangolo bianco, senza niente,
Prossima immagine, grazie. Questa è di nuovo distruzione delle immagini, in olandese si chiama Beelde Storm, la tempesta delle immagini, è uno dei motivi per cui il Belgio venne schiacciato dalla Spagna, perché sia in Olanda sia in Belgio immagini sacre vennero distrutte a tonnellaggio. Questa è un'immagine ottocentesca, vedete un rappresentante della fede protestante che guida la distruzione di tutte le immagini sacre. Avanti ancora. Questo è un quadro famoso di Dirk van der Dalen, un artista olandese, che rappresenta la distruzione delle immagini nella cattedrale di Nijmegen, o Nimega che dir si voglia, una città olandese importante per i commerci, in cui vedete che appunto c'è un ragazzetto che sta in cima e che aiuta a buttare di sotto la statua sacra. Mentre tutti i cittadini intorno e i due ricchi nobili sulla sinistra osservano abbastanza divertiti la scena. Come dire, beh, insomma, mica male tutta questa distruzione, divertente. È il nostro potere che si afferma. Il mondo protestante, l'Olanda nel 600 sarà lo Stato nuovo che avrà maggior potere economico. Se voi calcolate quanto anche ovviamente l'America è stata fondata dai puritani del Mayflower, altrettanto iconoclasti, la nostra relazione con l'immagine così complicata di oggi si spiega in molti modi. Perché da una parte ci sarà quindi un filone iper legato a un'immagine che schiaccia, che costringe al consenso politico e quant'altro, ma dall'altra parte invece ci saranno tutta una serie di filoni che con le immagini avranno, come queste contestazioni che abbiamo visto per la Nike o per i detersivi della Procter & Gamble, una serie veramente di contestazioni lunghe, violente, continue, che ci sono tutti i giorni. Immagini ancora, grazie. Qui siamo di nuovo nella cattedrale di Nijmegen, in questo caso è una grande statua che rappresenta la Vergine che viene tirata giù. Immagini ancora. E questo è quello che nella cattedrale di Nijmegen resta del timpano della porta d'ingresso, in cui le statue sono state decapitate, mozzate, tolte di qualsiasi possibile raffigurazione umana e sono diventate puro elemento decorativo, rimaste lì per testimoniare la rinuncia alle immagini che il mondo protestante ha stabilito in modo assoluto. Immagini ancora. Qui siamo a Saint-Pierre, la chiesa di Calvino, uno dei riformatori protestanti a Ginevra. È una chiesa talmente spoglia che veramente è difficile pensare a un luogo più concettuale. Potrebbe essere un'opera di Mondrian. Tanta è la perfezione assoluta di questi spazi e volumi in cui non c'è nessun colore che non sia bianco o grigio, in cui anche le croci sono bianche o grigie e in cui gli abiti degli officianti e dei partecipanti sono bianchi o grigi. Quindi una perfetta unità cromatica. Prossima immagine. Questo è il pulpito della chiesa di Saint-Pierre, che anche questa venne completamente strappata da ogni immagine sacra e che è forse oggi l'emblema più famoso di una cattedrale protestante nella sua totale nudità. Immagine ancora. Questo è un ritratto, il ritratto è di questo signore che sta inginocchiato, che si chiama Bonkill, che era un canonico scozzese molto importante. Il quadro è un dittico che è conservato alla National Gallery di Edimburgo in Scozia, del grandissimo pittore fiammingo Hugo van der Goes, che qui rappresenta due momenti della storia di Cristo, unici due salvi, perché gli altri due vennero bruciati a Edimburgo, dei pannelli dipinti dal pittore fiammingo, in occasione delle rivolte contro la Chiesa Cattolica. Immagini ancora. Ecco, questo è un grandissimo pittore fiammingo, si chiama Peter Serredam, e nessuno più di lui ha rappresentato la cattedrale protestante così come era diventata dopo la pulizia finale delle immagini. Spazi bianchi, metafisici, con esseri umani piccolissimi rispetto all'enorme dimensione della cattedrale luogo di Dio. Ovviamente le dimensioni non sono reali né realistiche, cioè l'essere umano è proprio reso minimale, un formichino che sta all'interno di questo spazio sacro enorme, quasi una caverna dove ci si perde. Immagini ancora. Sempre Peter Serredam, immagini umane, una signora che chiede più o meno, dei signori che chiedono delle informazioni in fondo, e poi tutto vuoto, vuotissimo. Immagini ancora. Questa è una delle più famose, stessa signora di prima, che chiede più o meno l'elemosina, un unico segno decorativo che è un segno di rappresentazione di una confraternita che è di commercianti. Immagini ancora.
E questo è la cattedrale di Utrecht, sempre in Olanda. Anche qui il timpano sopra l'ingresso della chiesa con tutte le facce scalpellate via. È un'immagine molto drammatica, cioè intorno a queste facce scalpellate sono morte veramente tante persone. Immagine ancora. Questa è La Rochelle, se avete letto I Tre Moschettieri, La Rochelle è la città che sta in mano ai protestanti per più tempo in Francia, è quella su cui si combatte di più, dove D'Artagnan interviene spesso contro i malvagi protestanti. Qui ci sono i protestanti che spazzano via tutto, un'immagine ottocentesca, avanti ancora. Questa è sempre altra immagine sulla Rochelle, scale che vanno su e che tutto distruggono, avanti ancora. E questo è quello che c'è alla Rochelle, appunto. Tre nicchie vuote con tre statue mutilate. Immagini ancora. Bene, qui arriviamo al Terzo Reich, ma un attimo di pausa, perché le immagini di iconoclastia sono veramente tante a questo punto. Se le immagini sono così spesso state attaccate, alla fin fine, com'è che noi viviamo in un mondo in cui l'immagine comunque ci accompagna sempre da quando nasciamo a quando moriamo? Le nostre immagini di riferimento non sono certamente quelle di persone che vengono dall'Asia piuttosto che dall'Africa. Se io posso avere in mente una determinata rappresentazione del cielo, ad esempio, che ne so, il cielo che riguarda nei quadri la rappresentazione dell'Annunciazione, basti pensare a Beato Angelico, è sempre un azzurrino molto tenue. Mentre, ovviamente, nella tradizione delle icone, nel rarissimo caso in cui si diano rappresentazione a più personaggi che non siano con la faccia unica del Mandilion, il cielo è rosso sangue. È proprio diversa la croma visione, diversissima, e diversi simboli, ovviamente. C'è la croce rossa e c'è la mezzaluna rossa, che è quella che salva i musulmani. E bisognerebbe, dicono in Medio Oriente, avere sempre tutte e due le tessere, così chiunque ti mette la bomba, alla fin fine ti trovano in tasca sia la mezzaluna rossa sia la croce rossa e qualcuno ti soccorre. In molti posti, se tu hai nel tuo portafoglio la tesserina della mezzaluna rossa, se sei in zona cristiana, t'attacchi. Stesso per l'altro simbolo. Un'immagine, una cosa così piccolina, così bidimensionale, può diventare veramente terribilmente pesante nella gestione delle vite delle persone. Ora, dal punto di vista di quello che le immagini sono per le persone, mi interessava, facendo una pausa dalle immagini, parlare di un'immagine che non porterò, perché è famosa, e ne vedremo forse dopo un frammento, ma non è importante, la Madonna Sistina di Raffaello, quella celeberrima con i due angelotti cicciotti un po' perplessi e dubitativi che stanno in fondo, che si trova su ogni grembiule da cucina, mousepad, maglietta o quant'altro. Quell'immagine per moltissime persone è un'immagine sacra. C'è tutta una linea di pensiero che stabilisce che Raffaello non l'ha dipinta, l'ha avuta dalla Madonna. È una visione, un'epifania. Vasily Grossman, che in questi anni si sta recuperando e che era ebreo, comunista e assolutamente non religioso, venne folgorato dalla Madonna Sistina quando venne esposta a Mosca nel 1955. Le opere di Dresda vennero tutte prese via dai russi e tenute nei depositi. Poi, nel 1955, venne deciso da parte del governo sovietico di rendere i quadri della più grande galleria che vi fosse stata, appunto quella di Dresda, al governo della DDR. Prima di questo venne tenuta a Mosca un'enorme mostra che venne vista da migliaia e migliaia di persone. Ovviamente a quell'epoca in Russia la religione era assolutamente proibita, le manifestazioni religiose prevedevano l'arresto. Ciò non di meno, di fronte alla Madonna Sistina c'era pieno, racconta Grossman, di persone in lacrime, che piangevano disperatamente di fronte a questa icona che per i russi è basilare. Fyodor Dostoevsky teneva la Madonna Sistina di fronte al proprio studio. Aveva richiesto a una sua mecenatessa di averne una versione molto buona, una stampa di grande qualità, e piangeva tutti i giorni, quando la vedeva almeno per due minuti. Diceva che l'ispirazione per Umiliati e offesi, per L'idiota, Delitto e castigo, veniva da lì. Questa immagine era talmente forte che in Russia la si trovava da tutte le parti. Non solo. Era anche talmente forte che, come ovvio, c'erano anche i denigratori, anche lì degli iconoclasti. Ovviamente, come sempre, il rivale di Dostoevsky, Tolstoi.
il quale, in vecchiaia, cattivissimo, dice: chi se ne frega, una ragazza sbadata messa incinta che ha fatto un bambino. Sai che notizia, a Jasna Napoliana, da me dalla fattoria in campagna, capita ogni due giorni. C'ho sei bastardi, cosa vuoi che me ne freghi? Testuali parole riprese dal grande teologo russo Sergei Bulgakov, il quale, scandalizzatissimo, è andato lì per avere invece conferma che questa immagine fosse un'icona. Ora, tutto questo per dire che Vasily Grossman arriva a Treblinka, nel campo di sterminio dove poco tempo prima del suo arrivo come giornalista per l'Armata Rossa è stata uccisa sua madre, che lui crede di poter vedere in qualche modo di salvare, anche se ovviamente nessuno nel disastro della storia può salvare nessuno, ma essendo pure appunto decisamente ebreo, decisamente indottrinato nel mondo comunista, questa immagine lo colpisce talmente tanto che quando scrive questo testo gli viene in mente che per lo shock la Madonna gli appare a Treblinka. La Madonna Sistina di Raffaello appare in uno dei luoghi dell'orrore del Novecento. E la cosa è tanto più interessante quanto perché viene appunto da un autore che non ha nessuna sensibilità religiosa esplicita. Chiarità, Vita e Destino ha dei momenti religiosi anche altissimi, se si vuole, ma Grossman è il figlio di un'epoca in cui la religione era stata denegata nel modo più assoluto come valore. E in questo testo, che è uscito soltanto dopo la morte di Grossman, perché all'epoca della sua esistenza anche Vita e Destino venne censurato selvaggiamente, era ritenuto opera sovversiva e quant'altro, lui si immagina un dialogo con la Madonna Sistina a Treblinka. E ha un dialogo straziante dove la Madonna Sistina diventa l'interlocutrice per tutti i disastri della Russia. La collettivizzazione forziata dei kolkhoz, in cui i kulaki, cioè i contadini proprietari, vennero affamati in Ucraina e uccisi dalla fame a migliaia, i gulag, i campi di sterminio e quant'altro. Dov'è tuo padre? È morto in un bombardamento aereo durante una spedizione di disboscamento in taiga o per un attacco di dissenteria? Vania, perché il tuo viso è tanto triste? Dopo il tuo e quello di tua madre, anche il destino ha fatto un segno di croce sulle finestre della tua isma natale rimasta vuota. Quale lungo cammino vi attende? Riuscirete ad arrivare a destinazione oppure sfiniti morirete da qualche parte lungo il tragitto, in una misera stazione della ferrovia a scartamento ridotto, in un bosco, sulla riva di pantano di un fiumiciattolo al di là degli Urali. E lei? La vidi nel 1930 alla stazione di Konotop, si avvicinò al vagone del treno rapido. Il volto cupo per la sofferenza alzò i suoi splendidi occhi e senza voce con le sue labbra mi disse: pane. Vidi suo figlio, ormai trentenne, portava un paio di stivaletti militari logori, di quelli che non si tolgono neppure dai piedi dei morti perché non si saprebbe che farsene. Aveva indosso una giubba di ovatta con uno strappo che lasciava scoperta una spalla bianca come il latte. Camminava per un sentiero della palude, circondato da una miriade di zanzare e moscerini, e non poteva far nulla per difendersi da quel tormento, con le mani teneva fermo sulla spalla un pesante tronco. All'improvviso sollevò il capo chinato e mi mostrò il suo viso, la barbetta chiara ricciuta, uniforme da un orecchio all'altro, le labbra semiaperte. Vidi i suoi occhi e subito li riconobbi. Quegli occhi ci guardano dal quadro di Raffaello. È abbastanza sconcertante perché veramente è un'immagine che di norma si riferisce al piacere dell'arte. Il piacere dell'arte è sempre qualcosa che eleva, si dice, che ci rende migliori. Mica vero, Hitler era un gran collezionista di quadri, anche Göring. Ci sono tanti serial killer che collezionano immagini. Le immagini non nobilitano chi le vede, dialogano con lui e spesso lo mettono in discussione in modo molto grave. Ma è fortissimo il fatto che appunto uno scrittore che proveniva da un mondo completamente diverso ha avuto in un certo senso la necessità di riferirsi a quel mondo in un momento in cui tutto esplodeva, in cui tutto era ormai la distruzione assoluta, in cui non rimaneva più nessun valore che non fosse un comunismo di Stato che era puro terrore. Bene, veniamo a questa poco allegra immagine. Entertete Kunst, Aufstellungsführer, guida della mostra Arte degenerata. Dire a qualcuno che è degenerato vuol dire che è il peggio che gli si possa dire. Arte degenerata è il concetto inventato da Adolf Hitler e dai suoi ministri, Goebbels, Göring e da tutti gli altri intellettuali, in primis dal cosiddetto terrificante ministro per la educazione dei giovani, Baldur von Schirach, per stabilire tutto quello che a loro non piaceva. Era degenerata l'arte moderna, il cubismo, il futurismo,
il dadaismo, ognismo, era tutto degenerato. L'arte doveva ritornare indietro. Nel 1936 si tenne una mostra itinerante iniziata a Monaco e passata in altre città della Germania, che venne visitata da milioni di tedeschi hitleriani, i quali andavano a vedere nella mostra le opere d'arte che non avrebbero mai più potuto vedere. Questo perché, alla fine della mostra, le opere d'arte, come in una prefigurazione di Fahrenheit 451, vennero date ai pompieri che le bruciarono nella centrale dei pompieri di Berlino. Una buona parte dell'arte d'avanguardia tedesca dal 1910 al 1933 è andata perduta. Il resto i nazisti la vendettero sotto banco in Svizzera con la complicità di galleristi d'arte complici, appunto. Entertete Kunst. Come potete vedere è una scultura cubista che di fatto potrebbe essere una scultura africana, non è un'opera che esiste, è un'immagine di selezione creata per dire questo è quello che a noi fa schifo, non ci piace. Arte degenerata è riferirsi al mondo africano, a coloro che sono parte delle razze cosiddette inferiori, essere ebrei, essere bolscevichi, essere d'avanguardia. Prossima immagine. Ecco qua, questa è la mostra, Monaco, autunno 1936, coda infinita, tutti con l'impermeabile che fa freddo e tutti contenti di andare a vedere quello che ci sta dentro. Prossima immagine. Vedete sopra le opere, in questo caso si riconoscono un Max Beckmann, grandi maestri espressionisti che stanno d'intorno, c'è un lungo testo che dice: queste opere riproducono la faccia in modo assolutamente orrendo, inconcepibile, deformano i tratti dell'essere umano, è opera tipica di bolscevichi ebrei africani. Avanti. Ecco qui Adolf che entra invece in un'altra parte della mostra con delle opere che sono dei nudi. I nudi piacevano abbastanza al Führer, però che fossero molto più classici. Non andava bene che fossero così un po' shakerati. Prossima immagine. E questo è di Focische Beoblatt, il giornale dei nazisti, che presenta un'immagine celeberrima di Georg Grotz, il più grande satirista del tempo di Weimar, con gli invalidi della Prima Guerra Mondiale, disgraziati che non hanno niente, come esempio di un'arte schifosa, raccapricciante, che parla contro la Germania, che va contro la nazione, che manca di rispetto al principio d'esistenza dell'essere umano, eccetera, eccetera, eccetera. Quando qualcuno può stabilire che una forma di immagine, una forma di espressione culturale è degenerata, vuol dire evidentemente che la dittatura è totale. È qualcosa che è accaduto in Germania, in Russia, ma anche in molti altri luoghi del mondo, nel corso del XX secolo. È accaduto nel Mississippi, prima della fine delle leggi razziali. Avete mai visto il film Mississippi Burning, che è abbastanza famoso? In quel film è omesso un episodio che è riferito al caso di cronaca che ha ispirato la storia, in cui era accaduto un enorme scandalo perché uno dei preti neri affiliati al movimento metodista che stava conducendo una battaglia di lotta non violenta, un giorno per provocazione aveva esposto una Madonna nera, una black girl, che in una rappresentazione interpretava la Vergine, cosa per cui lui e la ragazza rischiarono il linciaggio dal Ku Klux Klan e dai loro rappresentanti nei giorni seguenti. Quindi qualcosa di molto forte in realtà e che ancora sta molto vicino a noi. Andiamo avanti ancora. Questo è il caso più interessante, è il famosissimo crocifisso, trittico crocifisso di Emil Nolde, uno dei più grandi artisti dell'espressionismo, il quale venne bandito assolutamente da ogni possibile rappresentazione, vedete tutti gli ufficialetti delle SS in circolazione. Quest'opera venne bruciata dai pompieri di Berlino. Il paradosso più assurdo era che Nolde era un fervente nazista dal 1920, aveva finanziato Hitler da quando era andato in galera al tempo del Putsch di Monaco e per comunque gli era proibito anche di dipingere in casa. Nel tempo di guerra andò al nord, a Warnemünde, al confine con la Danimarca e ossessivamente, disperatamente, fece infinite quantità di acquarelli straordinari, sconvolgenti, di fiori del suo giardino. Tenuti segreti, perché se la polizia vedeva gli acquarelli coi fiori di questo vecchio signore, lo mandavano in galera. Nolde è il caso più celebre di un artista che
per quanto sostenitore di un regime totalitario, ne viene emarginato perché il suo linguaggio formale è ritenuto non idoneo a celebrare il regime stesso. Immagini ancora. Chi piaceva a Hitler? Piaceva questo signore qua, Arno Brecker, che faceva delle sculture molto classiche, di ispirazione un po' greca, un po' latina, e qui lo vediamo con tutti i suoi bei busti col doppio mento che stanno dietro dei vari personaggi noti del regime. Immagini ancora. Ecco una delle sue immagini, un bell'omone. Hitler, vi ricordo, non era biondo, era nano, tarpano, brutto e anche un po' grassoccio. E naturalmente tutto l'immaginario ariano, come sempre in qualsiasi dittatura totalitaria, le immagini sono prodotte dalla psichiatria delle persone, non da altro, perché non era minimamente ariano, per nessun motivo. Questo naturalmente è un emblema di ariano che Arno Brecker aveva scolpito per la nuova città di Monaco, zona universitaria e quant'altro. Vicino a questa scultura venne decapitata una delle mie eroine personali, Sophie Scholl, la ragazza della Rosa Bianca, il movimento antinazista che propagandava volantini con testi di poeti romantici, che venne decapitata appunto con i suoi fratelli e gli altri amici del movimento di fronte a questa scultura, che rappresentava il nuovo uomo hitleriano e per tal motivo era posta nel cortile dell'Università di Monaco. Prossima immagine. Ecco, qui è La Grazia, sempre di Arno Brecker, anche qui tutto molto classico, e sta con le mani aperte, forse perché si sta arrendendo a un plotone che sta arrivando, forse nel frattempo a Hitler non piaceva più, ma al di là delle battute, questa era appunto l'arte ufficiale del regime. Brecker è l'unico artista ad avere un nome che si ricorda, sostanzialmente. Prossima immagine, grazie. Qui siamo a Leni Riefenstahl, la regista di Hitler, e quindi colei che dal punto di vista cinematografico ha contribuito alla celebrazione in immagini del Terzo Reich, Olimpia. Questi sono i vari manifesti tratti dal film delle Olimpiadi del 1936 a Berlino. Qui vedete un caso rarissimo, un tipo che fa il lancio del martello che sorride, perché nel mondo italiano non sorride nessuno, chi sorride è degenerato. Qui però gli è scappato e il tipo sorride perché forse sta per mollare il martello che pesa un quintale. E quindi sorride, è umano. Però questo non piacque molto come manifesto, non sto scherzando, questo manifesto qua non ha circolato perché venne reputato un po' goliardico, mentre piacevano altre immagini molto drammatiche della celebrazione della vigoria hitleriana. Prego, prossima immagine, ecco questa, ragazza che si butta di sotto per un tuffo in piscina che sembra che si stia suicidando, tipo kamikaze giapponese. Prego, c'è scritto Fest der Schönheit, che vuol dire festa della bellezza. Prossima immagine. E qui altro tuffo, altra immagine celeberrima, che potrebbe essere un sacrificio tribale di qualche tribù non meglio determinata. Ora, le immagini quindi hanno un potere così forte da far sì che un regime ci stia a pensare sopra. Sì, ovvio che sì. Non solo. Nell'epoca della pubblicità e della propaganda, il Novecento, queste immagini sono state elaborate non da una persona sola, da gruppi di immagini. E da gruppi di persone che bene o male volevano stabilire un determinato consenso nei confronti di uno specifico tema. Quindi, come è ovvio, dal punto di vista di quello che il regime hitleriano ha fatto, la cosa prima è che il Novecento è sparito. Tutto quello che è degenerato era la contemporaneità. Tutto quello che andava prima andava bene entro certi limiti. Quindi, dall'Ottocento romantico, scompare il più grande poeta, Heine, perché è ebreo. E quindi Heine esiste per le sue poesie, soprattutto per Lorelai, storia della sirena, del lago e del fiume che attrae il cavaliere e poi lo spolpavivo, che viene pubblicata in tutte le antologie del Reich, ma senza l'immaginetta e senza il nome. Tutto diventa hitleriano. E anche le immagini vengono hitlerizzate, una dopo l'altra. Prossima immagine, grazie. Bene, questo è il self-service. Come è noto, Hitler rubò dall'Italia un'enormità di opere al momento del passaggio del fronte e questo è il geniale invito di Mussolini a vedere quello che avrebbe preso dopo. Siamo nella primavera hitleriana, vi ricordate Eugenio Montale? Che orrore vedere a Firenze sti carri hitleriani con la svastica, tutto il potentame, gli italiani che stanno lì tutti inginocchiati, eccetera, eccetera. Bene, nella primavera hitleriana Hitler chiede una visita di tutti i musei principali a Roma e Firenze.
ed è una visita mirata. Non è una visita così, voglio fare il turista. No, 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 no. Voglio vedere tutte le opere degli Atlantidei. Si sa che Hitler aveva molte ossessioni per la cultura esoterica, era convinto che lui, ariano, ripeto, tarpano 1,60, moro, cioè incredibile tutta questa cosa, ma tant'è, tutti gli ariani, appunto, avessero origine in una mitica civiltà iperborea, atlantidea, di cui lui disperatamente cercava le tracce per tutto il mondo. Quindi Mussolini dice, vieni, dai, facciamo un giro, e lui dice, fighissimo, ma non voglio vedere Raffaello o Caravaggio, voglio vedere gli argenti barbarici longobardi di Castel Trosino, che sono conservati a Roma, al Museo Archeologico. E lui arriva, Hitler, lì davanti e fa, meravigliosi, questo dimostra che esiste un unico popolo atlantideo da cui tutti quanti abbiamo preso questi oggetti che sono sparsi per il mondo. Quindi Hitler e i suoi segretari fanno la lista degli oggetti e nel 41, 42, 43 se li pigliano tutti, uno sull'altro. Quel signore che voi vedete in orbace, in camicia nera, è uno dei più grandi storici dell'arte del Novecento, che dopo la Seconda Guerra Mondiale fece palingenesi di questa orrenda figuraccia e diventò pure comunista fervente. Si chiamava Ranuccio Bianchi Bandinelli, è il fondatore della storia e dell'archeologia, eccetera, eccetera. Essendo di madre tedesca e perfettamente tedesco parlante, si trovò lui a fare da cicerone a Hitler. E quindi lo rievoca in modo indimenticabile in un suo libro di memorie memorabile che si chiama Dal diario di un borghese, in cui scrive, auto da fè, mi faccio schifo, mi faccio orrore, ma in quel giorno lì l'ho fatto. E quindi racconta appunto di come Hitler fosse ossessionato da tutto quello che c'era di tedesco. Agli Uffizi, Cranach, Adamo e Eva, meraviglioso. Questo è atlantideo, perché Eva c'ha la testa più lunga, dolicocefala si diceva, cioè il cranio un po' più allungato, e perché lui invece è biondissimo. Insomma, com'è, come non è? Andiamo avanti con l'immagine. Mussolini non seguiva molto bene, perché aveva una cultura artistica, come è noto, un po' più arraffazzonata, e non c'aveva l'elenco delle opere romane, era più generale, no? Noi discendiamo dai romani, quanto siamo belli che discendiamo dai romani, cioè non c'aveva il catalogo delle opere atlantidee da andare a cercare. E quindi qui lo vediamo che guarda un'opera, questa viene dall'Istituto Luce, dove c'è il gerarca dietro che guarda, è veramente interessante, perché cosa guardi quel gerarca lì dietro? Forse il sedere di una signorina che passava, perché sta guardando il logo dell'Istituto Luce, non ha senso comune, o la connessura del pavimento. No, secondo me c'è una signorina che passa da quella parte. Io ho questa mia teoria, ho chiesto agli esperti dell'Istituto Luce, sante persone che stanno conservando queste immagini straordinarie della storia. Comunque, in ogni caso, lì c'è un'altra immagine tedesca dove noi vediamo Mussolini che la guarda e fa oh, 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 questa la conosco, e invece no, ovviamente. E poi arriva Hitler che fa, io la conosco, perché io questa l'avevo già studiata nel mio catalogo quando stavo in galera a Monaco nel 20 dopo il putsch, bababà. Prossima immagine, grazie. Ecco, quindi qui andiamo a un'altra storia, che sul fatto di quello che Hitler a tutti gli effetti ha fatto c'è un disegno, un pensiero che è assolutamente totale. Io voglio impadronirmi di tutto quello che rappresenta il mio mondo. Quindi cancello l'arte contemporanea e vado disperatamente alla ricerca di un'arte del passato atlantideo che meglio mi rappresenta. Quindi queste opere d'arte hanno un potere di ipnosi per certi aspetti. Lo scrittore che più ha scritto su questo tema è, come sempre, Vladimir Nabokov. Ovviamente. Nabokov viveva a Berlino, in povertà, con la moglie, Vera, vicino ai musei, di Museum Insel. E come tutte le persone povere, russe, emigrate negli anni 30, andava al museo tutte le volte che era possibile, perché era uno dei pochi passatempi gratis. Da quei lunghi soggiorni al museo ha tratto due racconti straordinari, che si intitolano Una visita al museo e La veneziana. In Una visita al museo si racconta di un emigrato russo, il quale viene incaricato da un suo amico a Parigi di recuperare un ritratto del suo nonno. Questo signore aveva un nonno, il quale era stato a lungo in Francia, e si era fatto ritrarre da un artista chiamato Dupuis. Egli, per un caso, avendo già rifiutato da tempo questo incarico, si reca un giorno per una circostanza nella città di provincia e si trova di fronte a questo quadro,
Il direttore del museo dice che non esiste, lui dimostra che il quadro c'è e alla fine, dopo che decide per dispetto di rubare il quadro, entra in un corridoio del museo e dalla provincia francese si ritrova a Mosca, da cui era scappato. Il quadro ha aperto una finestra, è molto teologico, molto ortodosso, e quella finestra l'ha riportato al luogo d'origine. Da lì gulag, prigione, quasi morte, e poi ritorno, tutto per un quadro. Nella storia della veneziana, invece, che è tratta da un quadro celebre di Sebastiano del Piombo, che è appunto a Monaco, si dà il fatto di un signore che ha un figlio che fa lo scioperato, ma in realtà è un pittore straordinario, il quale gli vende, con la complicità di un mercante, un falso, una veneziana di Sebastiano del Piombo che non è mai esistita. E un mediocre, un amico di comodo del nostro pittore falsario, si trova un'estate in questa tenuta, in Inghilterra, a giocare a tennis, a cricket, a polo, e a quel punto gli capita una strana esperienza di entrare nel ritratto, di parlare con la veneziana, di perdersi nel pulviscolo dei colori e diventare anch'egli parte dello stesso quadro. Quindi queste opere a tutti gli effetti che diventano uno specchio anche minaccioso, se si vuole, non necessariamente sempre qualcosa di così semplice da gestire. Passiamo però a immagini d'altro tipo. L'ho messa per tempo perché mi faceva piacere che vi abituaste, si vede un po' male da lontano, leggo io, ma è interessante perché è una mappa alternativa dell'Italia. Filicudi, Ficuda, Lipari, Libar, Salemi, Palermo, Catania, tutte economie arabi. Cosa è successo? I gommisti, i comunisti si sono impadroniti della Sicilia ieri? No. Questa è la famosa mappa di Ali Drisi, un grande cartografo arabo che venne chiamato alla corte palermitana da Ruggero II. I Drisi fece una mappa d'Italia che per l'epoca era la più aggiornata e puntuale, in cui la Sicilia ha tutti i nomi arabi. La Sicilia è stata araba per 3 secoli. Gli arabi in Sicilia ci sono stati per 8 secoli. Quindi da ciò si deriva che la Sicilia è una repubblica araba? Non lo so. È interessante stabilire come le immagini ovviamente nel tempo siano state cancellate da coloro che sono venuti dopo. La Riconquista ha stabilito che i Normanni, Federico II di Hohenstaufen e quant'altro abbiano cancellato città intere, sono rimasti alcuni monumenti e i nomi, ma i nomi restano, le etimologie dei luoghi e quant'altro. Quindi questo che faremo ora è un piccolo, come dire, viaggio in un'ipotetica e al momento non esistente repubblica musulmana del sud d'Italia, che ha come propria capitale Palermo, città che gli arabi del Nord Africa ritenevano la più bella del Mediterraneo, la regina e la culla dei giardini della poesia, mentre invece quelli che venivano da più lontano, da Baghdad e quant'altro, dicevano che era insopportabile perché tutti mangiavano la cipolla, gli puzzava il fiato e la cipolla rende pazzi. C'è un viaggiatore arabo, non sto scherzando, è uscito un libro recentemente di Michele Feniello dalla Terza che si chiama Sotto il segno del leone, storia dell'Italia musulmana, e c'è tutta la traduzione di questo testo di questo viaggiatore che è orripilato dalla cipolla che ovviamente a Baghdad non sussisteva. Andiamo avanti con le immagini. Questo luogo non è in Sicilia, è in Puglia, si chiama Lucera. Lucera è il luogo del più grande omicidio etnico accaduto in Italia. 23 marzo 1300. Gli ultimi musulmani d'Italia, deportati per volontà di Federico II nelle montagne sopra Foggia, vengono eliminati uno dopo l'altro, senza possibilità di salvezza nemmeno dietro richiesta di conversione alla fede cristiana, da un inviato di Carlo d'Angiò che si chiama Giuseppe Pipino. Nome buffo, ma questo non vuol dire che non fosse abbastanza omicida. Lucera. Questa è la cattedrale, se voi entrate dentro trovate infinite memorie di quel giorno come un giorno bello, un giorno meraviglioso. Andiamo avanti. Federico II, noi abbiamo sempre saputo che si chiamava Stupor Mundi, lo stupore del mondo, era un signore aperto al mondo arabo, senza dubbio, se si trattava di studiosi, saggi, sapienti, ma era ben diverso dalla comunità saracena che era rimasta in Sicilia, che invece era per lui una spina nel fianco. Federico
porta avanti una guerra terribile contro gli ultimi musulmani di Sicilia, che erano diretti da questo grande eroe che si chiamava Mohammed Abad, eroe naturalmente per i musulmani, il quale lascia nell'isola, così vuole la leggenda, dopo che viene catturato da Federico, che lo tortura personalmente, una figlia, Aisha, che è l'ultima resistente musulmana di Sicilia. Arroccata su un castello verso Enna, tiene in scacco le truppe di Federico II per un anno. Poi, quando si rende conto che non ha più chance, si suicida, mandando una lettera all'imperatore. Prossima immagine, quindi. Lucera, qui, così strutturata. E sempre a Lucera, questa è un'immagine di un moro che c'è nella cattedrale, perché ovviamente molti dei musulmani che lì erano non erano certamente di pelle bianca. Prego, prossima immagine. Queste sono le immagini che trovate meravigliose nella Cappella Palatina di Palermo, al Palazzo delle Aquile. Immagine di produzione fatimita, quindi di nuovo riferite al mondo egiziano. Qui ci sono i sapienti, immagine ancora. Ci sono i giocatori di scacchi, immagine ancora. Ci sono le suonatrici, che ovviamente la Chiesa reputava opera perversa e peccaminosa, immagine ancora. E questa è la famosissima Cuba. Cuba, meraviglioso luogo, insieme alla Ziza, sono i due castelli arabi che minimamente vuole la leggenda che fossero cose che gli arabi avessero fatto durante il loro tempo di regno. No, sono due commissioni di Ruggero II. Quindi un imperatore cristiano che commissiona architetti arabi due opere arabe per il proprio piacere. La Cuba era un luogo di piacere. È a quanto pare il luogo dove c'è la migliore ventilazione nel mondo. Una ventilazione architettonica fatta attraverso riscontri d'aria correnti. Tutto intorno c'era un enorme bacino d'acqua. Giovanni Boccaccio, oltre un secolo e mezzo dopo che questi luoghi erano stati trionfanti, ambienta una novella del Decamerone di fronte alla Cuba con due innamorati in una barchetta nell'acqua, perché quella era l'immagine della più perfetta bellezza. Immagine ancora. Di nuovo la Cuba in una foto d'epoca a Linari, siamo all'inizio del Novecento, quindi prima dei restauri e dei recuperi, immagine ancora. E questa è una mucarna, un elemento non solo decorativo ma anche legato appunto alle strutture idriche, creata dagli architetti arabi per Ruggero II. Immagine ancora. E questo è un manoscritto famoso che sta a Basilea, in cui ci sono svariati signori col turbante che sono dei consiglieri, dei saggi per Federico II, appunto, Hohenstaufen. Ora, e qui ci avviamo verso la conclusione, poi ci sarà spazio naturalmente per domande. La scelta che io ho fatto quest'oggi, trattando del tema delle immagini, del potere e il potere delle immagini, evidentemente essendo il tema enorme, non è tanto quello di voler riassumere tutta la questione, ma di raccontare delle storie significative. E di sicuro la storia dell'Italia musulmana è estremamente significativa. Lo è oggi, come lo è stata anche in altri momenti, perché è come una storia, in un certo senso, che è stata cancellata per tantissimi secoli e che poi riemerge. Recentemente nel Feniello, nel suo libro, parlava anche di tutta la storia famosa dell'emiro di Bari, che nel VI secolo d.C. crea una struttura estremamente moderna di gestione del potere, in un'Italia che invece sta messa malissimo, dove la fame è la regola della vita e quant'altro. Quindi le immagini, appunto, si possono cancellare, ma anche se attaccate nel modo più radicale, questo mi interessava di stabilire con queste immagini musulmane di Sicilia e di Puglia, alla fine qualche cosa rimane. Prossima immagine, grazie. Questa è una delle grandi tristezze del tempo contemporaneo, i Buddha di Bamiyan. Il gesto di iconoclastia più terribile degli ultimi decenni, i talebani, malgrado il parere contrario del Mullah Omar, che diceva, e verità era, che non esisteva più un buddista che potesse venerare la propria divinità vedendo quelle statue, di fatto hanno distrutto queste straordinarie testimonianze del buddismo antico e dell'arte e dell'umanità, come poi si vedrà, immagine. Questa è l'esplosione che i talebani hanno venduto a carissimo prezzo alla CNN. Queste sono le immagini tratte dal servizio della CNN, che ha speso molti soldi per avere l'esclusiva della polverizzazione di uno dei più antichi manufatti della bellezza umana. Immagine ancora. E questo è quello che resta di Bamiyan. 37 nicchie nella roccia, senza più nemmeno un'immagine.
Naturalmente, questo era anche per ricollegare un discorso al discorso dell'iconoclastia che non è minimamente finito. Ogni giorno vengono distrutte immagini che un potere non vuole riconoscere, che ritiene nemiche a se stesso. Prossima immagine. Questo è un altro degli emblemi dell'iconoclastia contemporanea, è la chiesa di Musciutiste in Serbia, che era uno dei capolavori dell'arte ortodossa, che è stata distrutta dalle milizie musulmane, che l'avevano presa come un simbolo, in un certo senso, del mondo serbo. Questa è la chiesa un anno prima dell'attacco, immagine. Questo è quello che resta dopo, quattro pietre, le icone riprodotte in eliografia e le fotografie sotto della chiesa, non c'è altro. Il governo ha stabilito che non verrà ricostruita, che resterà così come monito. Immagine. Bene, in un mondo in cui tutti ce l'hanno con le immagini, o se le vogliono pappare o le vogliono distruggere, quant'altro, ci sono anche degli eroi che le immagini le salvano. Oltre a mandare sempre un saluto ai nostri amici del nucleo tutela dell'Arma dei Carabinieri, che, va detto, avendo l'Italia 100.000 difetti, è stato il primo paese a creare una polizia speciale per la tutela dell'arte, nel 1972. Il primo al mondo. Il protocollo UNESCO segue il protocollo dei Carabinieri. Queste sante persone che hanno sede a Roma e a Monza salvano tante delle cose che in Italia vengono rubate ogni giorno. Sapete che in Italia il problema dei furti d'arte è quotidiano, grave, difficile, terribile. Io me ne sono occupato per tanti anni, avevo scritto anche questo libro un po' di tempo fa che si chiama Ladri di Immagini, che dà una serie di determinazioni, ma il problema è evidentemente anche più ampio. Come ovvio, basti pensare di nuovo quante sono le chiese che ci sono in territori spesso impervi. Notoriamente l'accordo Vaticano-Stato italiano prevede che lo Stato italiano restaura le opere, ma il Vaticano in ogni caso non è l'unico proprietario, determinatore e gestore. Quindi capita spesso che in chiese fuori mano le opere scompaiano, non solo quadri, ma anche opere d'arte applicata, opere d'arte decorativa. Come ovvio, la più grande mancanza dell'arte italiana rubata è la Natività del Caravaggio con i Santi Lorenzo, rubata a Palermo dalla mafia nel 1969, a quanto pare per ordine di Totò Riina, che a quanto pare ci avrebbe pregato di fronte per un anno e mezzo. L'opera compare fuori anche un po' cabarettisticamente in tutti i processi di mafia, quando c'è bisogno di un diversivo, c'è qualcuno dei grandi caporioni che dice «l'ho vista, ce l'ho avuta io in casa, ci ho pregato di fronte». Ciò non di meno, questo grande giornalista di investigazione sul furto d'arte, Peter Watson, ha dimostrato in modo abbastanza incontrovertibile che l'opera era poi stata passata alla Camorra e sarebbe andata sperduta una volta per tutte nel terremoto dell'Irpinia. Quindi, le opere spesso sono sparite, talvolta sono ritornate. Ricordo che a Urbino la Galleria Nazionale è stata rubata nel 1970 alla flagellazione di Piero della Francesca, è uno dei quadri fondamentali dell'arte occidentale, che quello venne recuperato e quando ritornò indietro ci fu perfino la banda municipale a celebrare l'evento, perché era come se tornasse un amico. I casi sono tanti, c'è una lista che non finisce veramente mai più, ma in ogni caso, coloro che salvano le immagini, chi sono? Beh, tantissime persone. Tante persone che nei tempi di guerra, a rischio anche proprio, hanno salvato le immagini del tipo che non dovevano essere salvate in quel determinato momento, dal salterio di Kludov che abbiamo visto all'inizio in poi. Tante persone che credono che le immagini siano l'essenza del mondo. E questa è la mia dedica a uno di coloro che hanno provato di più a salvare le immagini nei tempi delle guerre della pazzia umana, Nikolaj Rerich, Roerich, pittore e mistico, buddista, russo, creatore delle scene per la Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, inventore di un mondo molto colorato, che raffigurava il Tibet, i luoghi della sacralità a cui in buona parte della sua vita è rimasto legato. Nikolaj Rerich, che era un artista famosissimo, ha dedicato tutti i suoi soldi e tutta la sua energia alla salvaguardia delle opere d'arte. Immagine, grazie. Nel 1930, quindi poco prima che la guerra esplodesse, ha creato un patto Rerich per l'arte, una istituzione che voleva proteggere le opere d'arte in un mondo che già le guerre le stava vivendo. Nel 30 ci sono guerre gravi in Cina, si sta preparando la guerra in Spagna e quant'altro. Quindi, di fatto, egli riesce ad avere una firma da Franklin Delano Roosevelt su il suo patto Rerich per la salvaguardia dell'arte. Come ovvio, quando si tratterà poi di buttare le bombe incendiarie su Dresda, di radere al suolo Monte Cassino, a seconda del momento politico o dell'interesse strategico, questo patto poi Roosevelt se lo scorderà sull'altare della storia.
Rerich dipinse questa Madonna, è una Vergine di Ghitria, che doveva essere in un certo senso araldo di salvezza, protettrice per coloro che salvano le opere d'arte. Era in contatto con un personaggio che in Italia è veramente stato basilare, Rodolfo Siviero, il quale ha ritrovato tutte le opere rubate dai nazisti dopo il 45 e le ha riportate con la forza in Italia. Ricordo che la totalità delle opere rubate per volontà italiana dai musei italiani assomma, secondo le statistiche di Siviero, a 50.000 opere. Con qualsiasi cosa, compresa la Venere di Tiziano, famoso il caso dei militari delle SS, gli ufficiali, che si fanno una cena erotica con prostitute sulle colline pratesi con la suprema Venere di Tiziano come sfondo erotico adeguato per la serata. Ci sono i testimoni di questa storia. Immagine, andiamo avanti. E questo è proprio Pax Cultura. È il simbolo di Nicolai Rerich, che ovviamente come molti dei difensori non ha vinto, ma che è anche sempre bene ricordare perché appunto ha cercato di opporsi non in modo minimamente velleitario, aveva protettori politici molto importanti, era legatissimo a Gandhi. Gandhi lo ha sostenuto perché ha abitato per tutti gli ultimi anni della sua vita in India. Personaggio veramente molto notevole. Immagine ancora. Ovviamente, se noi veniamo poi a capire quali sono le immagini legate anche alle persone che hanno segnato di più il nostro tempo, queste sono due immaginette di Gabriele D'Annunzio a Fiume, l'anno della reggenza del Carnaro, e chiaramente buona parte dell'immagine politica italica viene un po' da qui. Un signore che si cala a 20 anni di età, che si fa un lifting, che gioca con Photoshop prima paura che venisse fuori, che si toglie la pancia. Le fotografie del tempo ci sono, cioè non è che funziona proprio così. Andiamo avanti. E questo è francobollo celeberrimo, l'agenza del Carnaro, Hic manebibus optime, cosa che succede fino al famoso Natale di sangue del 1920, quando l'esercito italiano, in un orrendo atto di guerra civile, uccide molti dei legionari d'annunziani. Immagine ancora. Ecco, l'immagine. Quanto gli uomini politici adorano essere fighi, maci, violenti, selvaggi, wild and dangerous, e quanto sono pappe molle, vecchi, orrendi, vizi, niente di personale con nessuno. Questa è un'immagine che amo molto, che è Göring, il delfino di Hitler, uno dei peggiori assassini della storia, con il suo leone. Göring, per fare il macio, essendo un... avete presente Ciccio di Nonna Papera? Göring somigliava molto a Ciccio di Nonna Papera, era diabetico, mangiava 4 palmenti e dondolava come una medusa gelatinosa in qua e in là. Però stava in un enorme chalet pieno di corna di cervo che diceva che aveva ucciso lui, ovviamente le aveva acquistate sul mercato della caccia, e poi aveva un leone che di norma gli faceva pure la pipì addosso, cosa che gli stava bene considerato la quantità di persone che ha fatto uccidere per i suoi credi. Quindi qui lo vediamo nel suo, come dire, in inglese si dice in the full flare, cioè al massimo dello splendore con tutto il medagliame, e il leone che gli va addosso, e questa era una foto che Göring usava come cartolina per Natale, per un perfetto Natale hitleriano. Quanto basta poco a cambiare fisionomia? Prossima immagine. Göring a Norimberga, 27 kg meno, nessun leone. È una foto di un grande fotografo russo, Yevgeny Kaldei, che ha documentato il processo di Norimberga facendo una testimonianza incredibile. Possiamo farvi vedere l'immagine prima, grazie. Ecco, guardatelo, ponfo e tronfo, anche con l'occhio un po' fisso perché oltre che l'insulina si faceva pure l'eroina, il ragazzo. E poi avanti. No, non sono stato io. Io non c'entro. Serissimo, compunto. Prossima immagine. E naturalmente veniamo poi a uno dei casi più terribili, perché è chiaro che le dittature totalitarie sono tutte orrende nell'utilizzo dell'immagine, non ce n'è una che sia da salvare. Questo è Stalin con la povera piccola Engelsina Marzikova. E questo è un caso molto famoso, perché Stalin, essendo nel mondo russo ossessionati dalla parola padre, piccolo padre, Stalin, non so se lo sapete, aveva studiato da Pope, voleva fare il prete. La mamma rimase un po' delusa dopo, che insomma non venne proprio fuori uguale, però simile. E naturalmente, come tutti i dittatori che vogliono fare il padre, anche lì niente di contemporaneo ci può sfuggire al riferimento, adorava stare con tonnellate di bambini altrui, perché Stalin proprio non ce li aveva. Quindi Stalin era un grandioso manipolatore di bambini.
un avido Moloch che ingoiava bambini a getto continuo. Continuamente prendeva bambini e si faceva fotografare con loro, faceva una fotografia e quant'altro. Ora, questa foto è stata fatta nel 1936 a Mosca. La piccola Engelsina Marzikova, detta Gelia, Engelsina in omaggio a Friedrich Engels, non vorrei che vi fosse sfuggito, Engelsina sorride con la sua faccia buriato mongola, perché è la figlia del segretario del Partito Comunista della Repubblica Indipendente buriato mongola, al confine con la Cina sostanzialmente. In fondo voi vedete un quarto di faccia orientale, quello è il padre, che molto presto sparirà. Stalin e i suoi creatori della propaganda sono stati i più pazzeschi ricreatori di immagini mai visti. Chiunque passava di moda, veniva purgato, veniva mandato in campo di concentramento, spariva per sempre e veniva sostituito con una terrificante arte del fotomontaggio. Engelsina era figlia di quel signore lì, chiamato Isan Piotr. Vediamo la prossima immagine. Isan Piotr non c'è più, c'è una carta del mondo. Isan Piotr è stato fucilato come collaborazionista dei giapponesi e la madre di Engelsina, la povera Cecilia, è stata mandata in un campo di concentramento dove si è suicidata. Engelsina rischia di morire. Viene salvata perché? Perché questa foto è piaciuta. In Occidente è piaciuta talmente tanto che l'hanno utilizzata per molte pubblicazioni dei partiti comunisti occidentali. Quanto è buono papà Stalin che bacia i bambini e gli vuol tanto bene. Engelsina, quando era andata via dal Cremlino, aveva avuto in dono un grammofono e un orologio d'oro, che era il regalo standard che Stalin faceva ai bambini famosi. Vi ricordo che in Russia gli orologi non c'erano. Quando i soldati russi, detti per spregio Ivan, arrivano a Budapest, ce lo racconta Sándor Márai, la prima cosa che fanno è rubare infinite quantità di orologi, perché gli orologi in Russia non c'erano più per cambiamento di struttura produttiva da 15 anni. Quindi Engelsina è una bambina molto invidiata dagli altri bambini nella Buryatio Mongolia, ma questo la mette nel pericolo. E allora cosa accade? Accade, vedete, andiamo avanti, che la bambina diventa meno orientale, meno buriato mongola. Gelia diventa una bambina russa qualunque. Questa è l'Izvestia, uno dei due quotidiani insieme alla Pravda del regime. E poi avanti? E poi la facciamo di bronzo. Così diventa una madonnina infilzata e non si capisce più di che paese sia. Gelia Marshikova vivrà una vita di disgrazia, onta e rovina. Dovrà nascondersi per oltre 25 anni, riuscirà soltanto a ritirare fuori la propria identità, affermandola, soltanto negli anni 70. Tutto per una fotografia da bambina. Si sa che il padre aveva brigato, perché c'era anche un'altra bambina oltre a Engelsina Marzikova. Ce n'era un'altra, che si chiamava, giuro, non sto scherzando, soltanto il nome di battesimo sappiamo, non sappiamo il cognome, ma in ogni caso anche quella è abbastanza interessante, si chiamava Leninina, piccola Lenin. Piccola Lenin non si è cuccata l'orologio d'oro e il grammofono, però si è fatta una vita più divertente. Engelsina si è beccata la trasformazione in bronzo dorato e la disgrazia di un'immagine che l'ha schiacciata per tutta la vita. Engelsina poi è morta negli anni Ottanta. E però la sua storia è la più studiata sull'uso dell'immagine nel tempo di Stalin, perché veramente è una storia di come una casualità, una fotografia fatta a una bambina tra 20, possa diventare un'immagine di propaganda talmente schiacciante da distruggere chi la rappresenta e quello che le sta intorno. Prossima immagine. Qui siamo in uno dei cuori neri del Novecento, Pol Pot, 1975, Phnom Penh, Cambogia. Pol Pot prende il potere e decide con i suoi Khmer Rouge che bisogna distruggere tutto, bisogna eliminare tutti coloro che hanno sostenuto il governo e soprattutto tutti coloro che hanno abitato a Battambang, la città più occidentale, coloro che quindi erano a favore degli americani, sono deportati nei campi di lavoro, costretti a vivere su una quantità di riso giornaliera impossibile,
La mortalità del paese nei 3 anni di potere del Khmer Rouge è il 50%. 1 milione e non si sa quanti altri morti, di cui si ritrovano le ossa sperse per le campagne ancora oggi. I Khmer Rouge odiano le immagini. Pol Pot decide che ogni immagine vuol dire pena di morte. Ogni immagine. Vengono uccise persone perché hanno una pagina di Topolino. Vengono uccise persone perché hanno una fotografia della mamma. Vengono uccise persone perché hanno un'immagine di arte occidentale. Immagine. Questo è terribile, dura pochissimo. È la crocifissione di Pol Pot, immagine ancora, non importa che indugiamo. È una delle 2 miliardi di vittime che Pol Pot ha fatto. E quella era la sua crocifissione. Diceva che era il suo omaggio all'Occidente, nel suo mondo di mostruosità. La croce era quello che aveva preso per l'uccisione. Questo è l'arrivo dei Khmer Rouge. E infine, dopo, queste sono le immagini del famosissimo luogo della città-tempio di Angkor Wat, nelle foreste, luogo meraviglioso, meta di turismo per tutto il mondo, che è sulla bandiera cambogiana di oggi, che Pol Pot non ha distrutto, per un motivo, perché pur essendo cuore delle immagini cambogiane, rappresentavano un esercito, e quindi Pol Pot all'epoca disse alla sinistra occidentale, che molte volte fu anche troppo complice dei suoi orrori, delle sue mostruosità, che questi Khmer antichi erano i suoi, e che i Khmer, l'esercito degli antichi re di Angkor Wat, era il suo. È un caso di un'immagine del passato che mortalmente ritorna nel presente e deforma l'immagine. Stiamo per concludere e arriviamo a un altro dei temi che l'immagine sempre porta, la rappresentazione di chi non è come noi. Prego. Questo signore, così compito, si chiamava Salomon Manasse. Era un ebreo ricco di Amsterdam che stava di fronte a Rembrandt. Rembrandt stava nella Brede Straat, che di norma si dice che è la città ebraica, ma Amsterdam non ha mai avuto un ghetto. Aveva una zona in cui c'erano mercanti importanti, alcuni ebrei e altri no. Quindi Manasse, che era un dottore, era una persona anche che faceva del commercio molto ricca, rappresenta una figura di ebreo nel 600 olandese assolutamente dignitosissimo. Era quello un tempo in cui ancora l'ebreo veniva rappresentato come il nemico con tratti grotteschi, deformi. In questo caso potrebbe essere un signore olandese del tempo. Immagine, prego. Questo è uno dei più sconvolgenti dei ritratti di Cristo che Rembrandt fa, indimenticabile, cioè una delle opere più belle dell'Occidente. Ovviamente quest'oggi poco mi sono occupato di arte in senso stretto, cioè qui le immagini contavano per quello che raccontavano, ovviamente. Questo è molto interessante, c'è un libro di una grande scrittrice tedesca, Anna Segers, che è l'autrice della Settima Croce e di molte altre opere antinaziste, la quale da giovane era una storica dell'arte, e la sua tesi, che ha pubblicato la Giuntina in Italia 3 anni fa, si chiama L'ebreo e l'ebraismo nell'opera di Rembrandt. Anna Segers aveva discusso la tesi a Francoforte negli anni 20, identifica, parlando un po' di se stessa, cioè parlando anche del suo ruolo di ebrea nella Germania di Weimar, in cui tutto era molto complesso e confuso e si stava già delineando un movimento antisemita terribile, fortissimo. Lei dice, l'immagine precedente sono gli ebrei, ovviamente quelli che venivano dalla Spagna, che avevano più risorse economiche e quant'altro. Questi sono quelli che vengono da Est, il gruppo Ashkenazita, che non aveva niente, che come a Venezia, dove hanno dato loro la parola al ghetto. Ghetto voleva dire getto, che era la fonderia dei cannoni, ghetto con parola pronunciata in tedesco, ovviamente. Cosa facevano questi signori per mestiere? Le amministrazioni gli permettevano solo di fare quello che in veneziano si chiamava strazzaria, cioè vendere oggetti usati, stracci, abiti vecchi. E quindi questo Cristo che si sta per avviare alla sua prova finale è un'immagine veramente straziante. Rembrandt è l'artista che è meno stereotipato nella rappresentazione dell'ebreo e veramente andrebbe studiato per la sua eccezionale capacità di cogliere nella città più dinamica del 600, in una città in cui comunque c'erano problemi rispetto alla comunità ebraica, come è evidente, ma la sua visione di fantasia riesce ad andare molto oltre il proprio tempo ed è, se mi posso permettere, un vanto eterno di Rembrandt che questa sia stata l'opera che Hitler odiava di più e che avrebbe voluto bruciata, peraltro. Prossima immagine. Questa è una delle opere invece bibliche famosissima, che è il festino di Belshazzar. Lui, re babilonese, uomo senza scrupoli, che usa gli arredi sacri del tempio ebraico per fare festini con le prostitute, bere vino e quant'altro,
e nel finale la mano divina scrive Mene Mene Tekel Pheres o Fares o Sepharis, dipende dalle grafie, che vuol dire un malanno terribile ti colpirà. E qui di nuovo Belshazzar è un signore della ricca comunità ebraica che Rembrandt usa a proprio modello per rappresentare il mondo biblico antico. Prego. Questa è l'ultima immagine per quest'oggi, perché sono state molte. Rispondete prego, se no poi rispondo io. Che è legata a un'opera, secondo me, molto interessante di una scrittrice italo-svizzera che si chiama Silvana Lattmann. È un librino uscito da poco da Interlinea che si chiama Brungasse 8. In una casa del centro di Zurigo, dove l'autrice abita, una casa di proprietà del municipio, sono venuti fuori degli affreschi. Si vedono molto male, purtroppo sono mal conservati, non è possibile averne una foto migliore. Sono degli affreschi del 300, rari già di per sé, che rappresentano una famiglia ricca, zurighese. La questione è che è una famiglia ebraica. Si chiamava Ben Menachem e sono stati uccisi in un pogrom dai cittadini di Zurigo nel 1381 perché accusati di seminare la peste. I loro soldi, moltissimi, sono stati presi dall'amministrazione di Zurigo e dalle famiglie nobili della città, e dentro questo affresco, sbiaditissimi, oltre a questi stemmi cavallereschi, ci sono i nomi di molte famiglie ebraiche. È l'unico affresco che ci sia rimasto di quest'epoca. Questa immagine degli ebrei, che evidentemente erano per gli interdetti della chiesa coloro che potevano occuparsi di denaro, coloro che facevano i prestiti alle autorità per andare in crociata, per allargare i propri regni, per fare guerra, che però non potevano avere immagine. Dal 1180, gli ebrei avevano un cappello lunghissimo che si chiamava Cornutus Pileum, un cappello giallo che è come la stella gialla di Davide. Era obbligatorio per loro portarlo. Se voi leggete i libri di Dario Calimani, grande studioso di Venezia, dell'ebraismo a Venezia, ci sono infiniti processi della Santa Inquisizione contro tutti i signori ebrei che non portassero il berretto giallo. Non portare il berretto giallo voleva dire prigione o galera, nel senso di nave, come rematori. È terribile questa cosa, ed è un'altra immagine che, per quanto cancellata e distrutta, anche questa riemerge. Due ultime parole e poi lasciamo spazio a qualche domanda, se ne avete naturalmente. Dunque, il fatto di questa relazione con le immagini, che è così basilare e così anche elusiva, porta ad avere molte risposte diverse. Ne cito tre per concludere un po' il percorso. Federico Borromeo, il cardinale della peste del Manzoni, è colui che ci ha lasciato l'Ambrosiana, Pinacoteca e Biblioteca a Milano, una delle prime biblioteche organizzate e collezioni organizzate in Europa. Ha scritto una guida del museo, che si chiama Museum, nel 1628, in cui dice: l'ho scritta perché mi hanno detto i miei amici che è necessario lasciare parola delle opere d'arte. Ha perfettamente ragione, noi abbiamo molte più notizie di opere d'arte che non opere d'arte. Certo, anche perché ovviamente molte opere si sono perdute, mentre spesso sin dall'antichità le opere maggiori, più importanti, hanno lasciato testimonianza scritta. Michel Leiris, grandissimo antropologo e grandissimo scrittore di memorie, ci racconta invece i musei nell'Age d'Homme, l'età dell'uomo, la sua autobiografia immaginaria, come dei bordelli. Dei luoghi di seduzione assoluta, dove le bellissime signore delle immagini, Lucrezia, Salomè, lo attraggono, lo fanno perdere a se stesso. André Marot, nella Voie Royale, la Via Reale, ci racconta in questo libro di quando faceva l'avventuriero e appunto in Cambogia andava a rubare le statue di Angkor Wat, facendo finta che non ci fossero accordi col governo francese che le proteggevano. Volere l'immagine, appropriarsi dell'immagine, temere l'immagine. Molte sono le possibilità. Il mio percorso qui finisce e naturalmente è chiaro che il gioco sulla contemporaneità è infinito. Ho portato due marchi che hanno avuto problemi gravi con due fedi differenti, ma vi segnalo, a titolo di comicità tragica se si vuole, che ci sono una media di 30 processi all'anno in Europa contro loghi commerciali che qualcuno reputa portatori di elementi negativi o antireligiosi in Europa. In America i processi sono 30.000 l'anno. 30.000.
Le informazioni statistiche derivano da una simpatica associazione inglese che si occupa di questa cosa divertente che si chiama Devilish Logo, il logo del diavolo. Loro monitorano tutte le volte che un logo per qualche motivo diventa immagine di negatività per un gruppo o piuttosto che per un altro. Bene, signore e signori, gli approfondimenti sono lunghi, il caldo è stato tanto, poi la pioggia è stata tanta. Qui ci fermiamo e c'è spazio per domande. Grazie.